Andiamo per Salvi, primo giorno, ci sembra il giorno giusto. La stampa oggi recita tutti in fila per i saldi. Non ci pare, vediamo. Cerchiamo qualcosa che serve, se è possibile risparmiando un qualcosa. Ha fatto spesa? Per il momento abbiamo preso un cappotto, adesso abbiamo iniziato il giro e vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro che può interessarci. Quanto intende spendere? Beh, questo adesso vediamo un po' cosa troviamo, comunque non una cifra esagerata, adesso non so, vediamo un po' cosa troviamo. Diciamo che approfitto delle occasioni quando mi capita. Approfitta delle occasioni perché ha bisogno di qualcosa o si toglie i capricci? No, di solito quando ho bisogno, altrimenti lascio perdere. Lei pensa che i commercianti furbetti tirano fuori le robe del magazzino o vendono le robe così in corso, normalmente? Beh, ci sono anche quelli che lo fanno, ma generalmente guardando un po' in giro nei giorni precedenti si riesce a trovare qualche buona occasione. Un po' ha speso? Pochino sì, qualcosina. Ancora un po' però? No, basta così. Lei va per saldi per un'esigenza oppure per togliersi un capriccio? Generalmente per un capriccio. Non vado per saldi, ci credo ai saldi, ma non vado per saldi. Vale la pena andare per saldi? Ma sì, quando ci sono vale la pena uscire di casa, andare a comprare qualcosa. Sto aspettando di vedere se c'è qualcosa che mi può veramente servire. Si deve togliere un capriccio? No, no. Se c'è qualcosa che mi piace per me, per qualche familiare, le mie nipotine, magari. Io mi aspetto una buona cosa, dei buoni risultati, anche perché già stamattina abbiamo cominciato molto bene. E se il buongiorno si vede al mattino direi che proprio è buono. So che i piacentini sono molto attenti a guardare i prezzi prima e i prezzi dopo e i capi che erano esposti prima e che vengono esposti. Mai roba degli anni precedenti, ma roba attualissima. Se si paga col banco, ma tira su un po' il prezzo? No, assolutamente no, perché i piacentini fotografano e si ricordano sicuramente i prezzi e poi non è corretto, non è giusto e la correttezza paga nel tempo. Dobbiamo sfatare questo mito che i commercianti vanno a tirare fuori i fondi di magazzino. I commercianti non hanno più un magazzino, quello che è sono i saldi che sono in corso, la merce viene venduta con dei saldi assolutamente veri, sconti reali. Mi aspetto relativamente poco, in quanto io in genere, forse sono fortunato, arrivo ai saldi con poca roba da saldare, non ho molto e soprattutto è la roba mia, non è la roba acquistata per essere venduta di saldo, per cui il cliente fa un affare se la trova, chiaramente deve trovarla, in quanto a me recupero una parte dei soldi che ho speso, mi sta bene. A questi saldi vorrei vedere la gente un po' più contenta, prima cosa, perché è stato un Natale veramente un po' sottotono, a parte il discorso monetario, proprio un clima poco felice. Ma questi saldi contano davvero? I saldi sono sempre contati per noi commercianti. Poi dire che il saldo sia giusto fatto il 3 di gennaio è un altro discorso, perché il saldo non andrebbe fatto il 3 gennaio né per noi e né per i consumatori. È una forma di rispetto verso il pubblico che fino all'altro ieri comunque comprava a prezzo pieno, perché sappiamo tutti che a Natale tutti vanno con il regalo in tavola. E i saldi fine stagione dovrebbero tornare come una volta, compatibilmente col tempo e il momento economico che è di fine stagione.